E benvenuti a questa nuova puntata, a questo nuovo appuntamento dedicato al mitico Turbo Star. Oggi andremo ad affrontare una bella trasferta abbastanza lunga. Partiremo da Riga. Poi consegneremo il primo carico a Vilnius e poi continueremo la nostra avventura fino a Varsavia. Insomma, anche quest'oggi metteremo a dura prova il mitico grande Turbo Star. Sarà veramente una trasferta estremamente difficoltosa, ma il nostro mitico Turbo Star. Fabrizio da V1 sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Grazie mille, benvenuti a tutti, benvenuti alla live e grazie per l'hosting. Right. E dicevo che quest'oggi metteremo ancora una volta a dura prova il mitico Turbo Star che è sempre con noi. E anche per lui sarà veramente una sfida molto 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 ardua. Il perché è abbastanza semplice, perché negli ultimi periodi, diciamo così, siamo arrivati a un. Fabrizio da V2 sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Grazie mille a tutti, benvenuti e grazie per l'hosting. E dicevo, Fabrizio da V1 ha effettuato un raid. Uno raiders entrati nello stream. Benvenuti. grazie mille. Benvenuti a tutti. E come stavo dicendo, l'ultima volta la consegna è stata fatta con un po' di ritardo. Quindi tenteremo appunto Entrati la nello stream. sfida di mille. Benvenuti a tutti. Tenteremo la sfida di consegnare il carico in perfetto stato, ma Uno soprattutto RGK539 ha effettuato un raid. Uno raiders entrati nello stream. Benvenuti. grazie mille a tutti, benvenuti a tutti, grazie. Thank you, thank you, thank you. Thank you, very grazie. E quindi questa volta ci toccherà essere sì rapidi, ma soprattutto efficienti. Fabrizio da V2 ha effettuato un raid. Uno raiders entrati nello stream. Benvenuti. Grazie mille a tutti, benvenuti, eccoci qui. Ora sono anche in cam e direi che possiamo anche partire con la nostra mitica avventura. Voi siete pronti? Riscaldiamo le gomme che adesso si parte. Pronti? Partenza? Via! A Andiamo. proposito, facciamo l'ultimo controllo al mezzo prima di partire. Visto che ci troviamo e ci troviamo dal meccanico. Vediamo un po'. Lo ripariamo e vediamo se possiamo mettere qualcosa di caruccio, anche se al momento direi che forse ho messo un po' tutto. Allora, metal, andiamo un po'.
Questo è originale. Forse. Lasciamo questo qua. Vediamo un po' cosa possiamo mettere qua. L'ultima volta ho messo la Tour Eiffel. Vediamo un po' cosa possiamo mettere. Oh, eccola qui, la macchina di ritorno al futuro. Grande Ok, Giove. cerchiamo un nuovo percorso. Adesso procediamo con il nostro viaggio, con la nostra mitica musica in sottofondo. Quindi adesso lasciamo Riga, la città di Riga, carichiamo Voltare a sinistra. e andiamo subito a scaricare a Vilnius, ricordando Prepararsi sempre a voltare a destra. con il mitico Turbostar Voltare a destra. di Ralph Garage. Con il motore da 640 cavalli, oltre ad avere anche il sound delle marmitte svuotate, aperto, abbiamo le marmitte in stile americano e di cerchi. Alla rotatoria, prendere la prima uscita. Uscire adesso. Bella riga. Come direbbero, come dicono gli Tenersi amici a sinistra. romani che saluto. Hi friends, welcome to the stream. Today we will do a so hard trip. We are starting our journey from Riga. We will go to Vilnius, then to Warsaw. This is the European challenge with a 640 horsepower engine. The mod is by Ralph Garage 84, and this is the Iveco Turbostar. It's a 90 icon truck. He make the story of a truck transport. Andare dritto.
Anche un souvenir che è la DeLorean di Ritorno al Futuro. I booked a souvenir too, and the souvenir is the DeLorean from Back to the Future, the car. Great Scott, grande Giove. I love this movie because it's a part of my childhood. And I love so much this movie. Sono particolarmente legato a Ritorno al Futuro perché prende una grossa fetta e parte della mia infanzia, oltre ad essere un grande film. Quella Fernbus, guarda che le frecce io le metto sempre, eh. Buon pomeriggio, super mega presidente. È che sono sotto la DeLorean, quindi non si notano. Prepararsi a voltare a sinistra. Tocca fare un'altra grande sfida qua oggi. Come la live è fluida, dottor direttore? Lagga un pochettino. E allora sei allora tu sei operaio mega presidente. Qua l'operaio sono io qua. È stato un viaggio. Ottimo, meno male. Che c'ho la preview che ogni tanto me la rallenta un pochettino. Allora, lo yacht, ecco, prendiamo il solito rimorchio corto. Allora, tre assi, quattro assi, questi qui no, perché forse questo qua, rosso, eccolo qua. Sì, oggi mi hanno affidato un costoso yacht, anzi due costosi yacht, perché sono due le consegne da fare, quindi se tu vuoi aggregare a te io ne posso dare due di yacht, no uno. No, e uno non lo posso prendere. Io al massimo posso permettermi la barchetta, quella lì con i remi, quella lì, quella che si gonfia con l'aria, il canottino. Mettiamoci al lavoro. Però quasi quasi una foto gliela faccio prima di partire. Ecco qua, modalità fotografia. Allora, vediamo un poco. Ecco, le gomme così sterzate mi piace molto di più. Allora, regola dei terzi, più o meno ci siamo.
un po' di saturazione, diamo un rosso leggermente più fiammante, ne facciamo un'altra un po' più angolata. Com'è che si abbassa? Ah, ecco qua, perfetto. Forse così potrebbe andare. Ok, perfetto. Adesso però tocca essere rapidi ed efficienti soprattutto. No, il rimorchio me lo dà l'azienda, non è il rimorchio di mia proprietà. Posso comprare i rimorchi, questo sì, e fare i trasporti, quindi mi affideranno soltanto la merce e ci andrei a guadagnare un pochettino di più. Però diciamo che per il momento meglio continuare ad espandere un po' i garage man mano che si va avanti e pensare ad acquistare altri pezzi che non sono i Turbo Star, ma il Turbo Star per il momento diciamo che me la sto, come si dice in gergo, me ne vedo bene io, insomma. I have to grow up. I need to, before spending other money, I need to grow up. Then prepararsi a voltare a sinistra. Voltare a sinistra. Sei stato un po' distratto, evidentemente. Diciamo che è come uno lo prende questo gioco, c'è chi, diciamo così, lo prende un po' come un arcade e chi cerca invece di essere quanto più simulativo è possibile. Non che sia non corretto il modo come giocano gli altri, però diciamo che te gustibus, dottor. Ah, ti addormenti. Vabbè, col Turbo Star difficilmente ti addormenti, perché il rumore è bello forte. Ti faccio sentire, lo faccio sgasare un po'. Non so se hai sentito la potenza dei 640 cavalli. Vecchia scuola, old school, 640 horsepower. Old school. Power of muscle. Sono tutti muscoli questi. Non c'è tanta elettronica qua da far renderlo un pochettino più potente. Did you?
Tenersi a destra. Ok. Ah, ma qua devo uscire. E beh, riga. Destra, riga. Fissi, ri. Posso. Caspita. Sei sensibile, insomma, al sonno abbastanza leggero. Ci vuole, come si dice a Napoli, una bella controura. O come si dice nelle altre parti del mondo, la siesta, la pennichella. You should take a nap. Prendere la seconda uscita. For not falling asleep. Uscire adesso. Hai notato qualcosa qui sulla sul cruscotto? Vediamo un po' se hai notato qualcosa di strano. Tenersi a sinistra. Caspita. Fortunatamente per te sono state evidentemente tenersi a sinistra. Scosse leggere, fortunatamente per tutti, insomma, perché sono eventi non particolarmente piacevoli, questo è poco ma sicuro. L'hai sentito però il clacson? Questo è un clacson vecchia scuola. Clacson senza filtri. Uscire adesso. Allora, io quasi quasi direi anche di approfittare per fare il rabocco al mezzo. Tenersi a destra. È vero, no, è vero. C'è stata. Vi ha colpito duramente. Norcia, come ti ho detto, all'Umbria sono legato per un fatto, diciamo così, affettivo, dove è nata mia nonna paterna e poi dove c'ho anche i cuginetti, anche se diciamo non sono stretti, però comunque ci sono anche lì gli affetti e quindi c'è questo legame particolare. Bravo, hai visto finalmente? Guarda, appena l'ho visto ho detto no, la devo mettere subito. Sperando che il prossimo salvataggio me la faccia ritrovare, perché quando sono passato, quando ho fatto la tratta Madrid-Parigi, ho messo la Tour Eiffel, solo che poi arrivata a Parigi è sparita e non l'ho più trovata. Oh, hai visto la trebbia? Ma sei tu questo qua con la trebbia davanti? Guarda come prende velocità. Sto turbo star sta 140 cavallucci. È un qualcosa di incredibile. Comunque è una grande molla. Gli scarichi qua dietro. Il sound della turbina. Che bello. Bello gagliardo.
In gergo militare si dice un'altra parola, però non si può dire là, però tu mi hai capito, diciamo massicce e incavolati, ma tu che più mi puoi capire. Quindi è un muscle truck, questo Turbo Star è sempre con te. Comunque oggi qua a Napoli, almeno qui dalle mie parti, oggi è calda la giornata, ma non è afosa, infatti oggi è anche molto ventilata. E dalle vostre parti com'è il tempo? Today Napoli, the weather is sunny, but not very cold. It's quite windy. Quite windy. So fresh. And what's the weather like in your city? Puoi anche scrivermi in italiano, è talebano se vuoi. Io non speak English, come diceva il mitico Paolo Villaggio in un film, anzi mi sa che era proprio il titolo di un film di Paolo Villaggio. Io non speak English. Pare fosse ambientato proprio nel Regno Unito, in un college, in una cosa del genere. Immagino, posso immaginare con due, con 3G lo scrivo. E l'aria è un po' così. Alla rotatoria, prendere la prima uscita. Nemmeno un po' di vento, Uscire adesso. quel filino di vento che sai che ti fa boccheggiare un pochettino. In stile i nostri amici cagnoloni, quando gli apri un po' di finestrino, si mettono con il muso fuori e fanno e muovono il muso a mo' di vela. Beh, almeno è ventilata, diciamo, l'aria non è ferma, quindi diciamo che il sole comunque picchia forte, però non ti dà quell'effetto addosso, non te lo dà, non si fa sentire istantaneamente. Poi dopo qualche minuto si inizia a far sentire il Tenersi a sole sinistra. sulla pelle. Tenersi a sinistra. Tenersi a sinistra. Qui, qua ogni tanto. Allora, com'è? Siamo vicini alla meta. Meta di Sorrento. E saluto tutti gli abitanti di Meta di Sorrento. Meta di Sorrento City. Scendiamo un po' in folla. Piove, fa freddo il tira e vento. Io con riscaldamento sono contento. Lui
Adesso ha messo la miscela, ma si è bagnata la candela. E motorino non parte, non parte, non parte, non parte, non parte. E va facita per tutta la città. I was singing in a Neapolitan language. This is a song by Tony Tamaro, and say a guy with her girlfriend that ride his motorped. It begin raining and the motorped doesn't want to the engine does not switch on, and he goes home by foot. E va facci da per, and you go by foot at home. Talebano, tu hai mai sentito parlare di Tony Tamaro? Una delle sue canzoni più conosciute è Il Tre Rote o Tre Rote. O Tre Rote, Rapiaggi. Non so se hai mai sentito una canzone dal titolo Super Santos. È praticamente Tony Tamaro è un artista che ha inventato un genere che si chiama appunto Tamarro. Non so se hai presente Checco Zalone. Ecco, lui. Ah, qua devo fare una foto. Ecco, lui. Checco Zalone molto probabilmente ha preso spunto. È quello la canta. La canzone Super Santos la canta appunto Tony Tamaro. È proprio lui l'autore della canzone Super Santos. Ah, ma tu dici. Ah, non conosci la canzone. Oh, ho letto io male. Ecco, diciamo che Checco Zalone ora ti dico soltanto quando è nato il personaggio Tony Tamaro, ok? È nato alla fine degli anni 80, inizio anni 90. Poi Tony Tamaro, questo pseudonimo, che in realtà l'artista si chiama Vincenzo Sarnelli. Diciamo che molto probabilmente Checco Zalone si sarà ispirato a questo artista. Questi sono tutti presupposti miei, perché comunque Checco Zalone, il personaggio, un modo di parlare un po' particolare. Magari se tu vai ad ascoltare una delle vecchie canzoni di Tony Tamaro, per esempio Patrizia, e insomma una delle più conosciute, noterai nel modo di parlare una certa assonanza con il personaggio di Tony Tamaro e quello di Checco Zalone. Tony Tamaro, il personaggio, è nato alla fine degli anni 80. Il personaggio di Checco Zalone pare alla fine dei 90, credo, no? Quindi insomma un po' di ispirazione forse l'avrà presa.
può darsi pure che il personaggio di Checco Zalone sia nato in maniera così casuale, però conoscendo un po' i due personaggi mi sembrano molto molto simili, c'è una certa similitudine. Più che a copiare, diciamo che prendono spunto, ecco, perché comunque la maggior parte dei personaggi che vengono creati, gli artisti prendono spunti anche da personaggi realmente esistenti, quindi comunque un po' di qualcosa già c'è. Ma è un po' così anche nella musica. Alla rotatoria, prendere la seconda uscita. Se tu ascolti un musicista in particolare, un compositore in particolare, e poi vai a comporre una canzone, c'è un'alta probabilità che tu possa essere influenzato da quelle sonorità. E quindi diciamo che più che plagio o copia diventa un'ispirazione, ecco. Tenersi a sinistra e puntare a sinistra. Ai ai ai. 2500 euro. Voltare a sinistra. Porto 3 round. Guarda, se cerchi anche su YouTube Tony Tammaro o 3 ruote, vedi che è particolarmente divertente. Io diciamo che lo conosco oramai dalla fine all'inizio degli anni 90. Però lui in realtà già da qualche anno già era abbastanza conosciuto. Alla rotatoria, prendere la prima uscita. Ah, mi sa che qua devo scaricare. Tenersi a destra. Uscire adesso. Ti porto 3 round rampiaggio. Lo scatta il rosso. Andare non so perché, ma sono sempre molto incuriositi dal Turbostar. I don't know, but the Turbostar is so fascinating. Tenersi a destra e poi voltare a destra. There's a lot of fashion. They look at it. Voltare a destra. They look at it. With admiration. Vilnius. Andare dritto.
alla precedenza, dottore, grazie. Speriamo di non essere arrivati in ritardo un'altra volta. Andare dritto. I hope we will not arrive late. Because this is one of the challenge. Prepararsi a voltare a sinistra. Be on time and do a safe trip. Mamma mia. Dicevo che l'importante è fare un viaggio anche sicuro, puntuale. A destra e poi voltare a destra. E le multine qua non mancano mai. Voltare a destra. Cheers. Andare dritto. Prepararsi a voltare a sinistra. Voltare a sinistra. Ah, proprio all'aeroporto di Vilnius. A voltare a destra. Oh, quindi adesso li imbarcheranno su qualche aereo qua, lo yacht. Lo viene a caricare tu, lo yacht, sull'aereo? Talebano, ci pensi tu? Siamo arrivati a destinazione. Alla prossima. Vediamo un po', rullo di tamburo, vediamo un po' se... se siamo in orario. Ok, allora imbarcalo tu sull'aereo, vedi un po' tu se riesci a trovare un modo per portarlo agli altri qua. Vediamo un po'. Vai. Job done. Great job. No late, no damage. Ottimo. Senza ritardo e né danneggiamento. Qui mi sa che mi manca un tratto però, eh? Non vorrei sbagliare. Vilnius. Ora lo preparo subito. Il tratto di strada. Un po' di pazienza. Allora, Varsavia, Vilnius. Ok, allora. Sto usando Virtual Speditor. I am using Virtual Speditor.
for making trip. Lo rifacciamo di nuovo perché ho sbagliato. I do this thing again because I make a mistake. So you can use a virtual speditor with the American truck and the Euro truck. Vediamo un po'. Should find a yacht. Here there is, eccolo qua. Perfetto. Chat, siete pronti? Ok, andiamo. Chat, non vi sento. Chat, fate una bella cosa, se potete farmi sentire la vostra presenza con un bel ride. Fate un bel ride. Let's do a ride. Let me hear that you are here. Andiamo. Let's go. Alonso. A sinistra. Prepararsi a voltare a destra. Voltare a destra. I must be very careful during last part of this trip. Andare dritto. Oh, buon rientro allora. Mi ha fatto piacere farti compagnia. A sinistra. Lo dico veramente e sinceramente. Buono così, dai. Buon rientro a casa e soprattutto grazie per essere passato qua nel canale a farmi un po' di compagnia, presidentissimo direttore. Stasera vai in live? Oh,
Ok, la metto nel garage la barchetta. La Fiat, però. La Fiat barchetta, mitica auto. A disposition. Ah, vabbè. Sperando che tu possa risolvere anche questo dilemma qua. E allora ci becchiamo da Prepararsi agire, a dai. voltare a sinistra. Amici, seguite il canale di Taleban 77 e seguite anche l'amico Gire. Please follow Voltare a sinistra. Talebano 77 and the channel of another friend, 9 Giri Zero. Ci vuole pazienza, Taleba, e poi si sistemano le cose. Non è facile gestire. Ottimo, bravo, ecco. Scrivi anche il nome del tuo canale, così magari gli amici poi che sia in diretta sia in differita sul canale YouTube potranno venirvi a seguire. Let's take a follow to 9 Gire, what you see in the chat and the other channel. Ragazzi, seguite Gire, mi raccomando, e poi l'altro canale, come si chiama? Zappa storta. La zappa storta. Please follow the two channels. Thank you. Almeno facciamo anche un po' di pubblicità. Ci diamo un buona mano Andare dritto. tra piccoli streamer. Grande Giove. Guarda come lo supero. Ah, figurati, a disposizione. Quando si può dare una mano, io sono sempre il primo. Alla rotatoria, prendere la terza uscita. Anche perché poi quando tiri su da zero un canale, che potrebbe essere ancora una piccola attività, Dirigersi a insomma, destra. sai quanti sacrifici comporta. Per cui è bene darsi una bella mano. Uscire adesso. Guarda questo, look at this. Ai ai ai. No damage, ok. Nessun danno al carico. Sto ricalcolando il percorso. Quasi quasi. Refuel again for next challenge. Just 1 euro liters. Appena appena 1 euro al litro. Mamma mia. Vediamo un po'. Ottimo. Thank you, grazie. Oh, ma qui c'è un garage. Vabbè, poi lo comprerò in qualche altra occasione. Pensa che io qua, vabbè, farming non ti dico, ma anche ranch simulator. A volte ci passo anche un paio di giorni per una live di 2 ore nel preparare il tutto, sapere quello che bisogna Andare fare, è tutto pianificato.
Poi ci sono anche quelli bravi che riescono ad improvvisare, però io non sono all'altezza. As our friend Talebano 77 says that when you do a live, there are days, hour preparing the live stream. It's not an improvisation. You have to know what to do, which the time doing it, for not having some complication during the game, playing the game, but for technical problem. E ho detto, caro Talebano, che come hai scritto tu, dietro a una live ci sono diverse ore e giorni di preparazione, e ho spiegato che fare la live non è soltanto mettersi a giocare, ma è soprattutto occuparsi della parte tecnica. E quindi è una doppia fatica. Infatti Unirsi a destra. io, quando l'ultima volta che ho fatto farming 2 ore e mezza di live, però beh, ero completamente distrutto. Cioè, perché con un occhio guardi lo stream, c'è sempre quella preoccupazione che lo stream non vada bene. Però fortunatamente le cose vanno bene. La zappa storta gire 09, gire number 9, gire number 0 and la zappa storta. Please follow the two channel. Thank you. Ho parlato bene. Dire tu. Ah, ma figurati, io lo faccio con tutti, lo faccio. Lo faccio allo sponsor, lo faccio a prescindere, soprattutto lo faccio a chi merita. Quindi ricordati questa, che è la parola che ho detto, meritocrazia. Chi merita se fa, eventualmente chi un po' meno se fa, ma diciamo un po' il famoso trafiletto. E come dice il grande Tony Tammaro, ho parlato proto bello. Ah, qui adesso devo farmi tutta strada interna, ebbene sì. I have to rule on internal roads, so we will run with a speed not so high. Ah, tranquillo, figurati, non ci sono problemi. Se pure non lo fai, non è un problema. Figurati, non sono, fortunatamente non sono uno di quelli lì che se la prendono più di tanto. A me, ti ho detto, fa piacere pure che uno passa nel canale, resta quei 5-10 minuti, credo che sì, pure un minuto che saluta e se ne va, e quindi fa sempre piacere. Grazie, direttore presidentissimo.
Grazie per essere passato in live. Buon rientro. Vai piano piano, mi raccomando, rispetto ai limiti di velocità. Mi raccomando. Dai, buon rientro e buona cena, dai. Tanto tu adesso vedi scorrere sotto la barra dell'obiettivo, vedi scorrere il programma, per cui quando vuoi sai più o meno il programma qual è. Ma sei in autostrada, sei? Ehi, posa sto tablet, dai. Fammi i messaggi quando arrivo a casa, vai, tranquillo, eh. Vai, dai, ci becchiamo alla prossima. Buon rientro. Stack, stack. Se proprio devi tenere accesa la live e non guardare il monitor. Però a me se spegni, dai. Diventa pericolosa una distrazione. Ciao, alla salute. Approfitto, sorseggio un po'. I say to my friend that is very dangerous driving with smartphone. I say him to drive safe, to switch off the smartphone and to drive safe. This is the first thing I always say: drive safe, no distraction. E salutiamo il mitico talebano che ha detto agli amici in lingua inglese in maniera molto maccheronica, insomma, quello che le parole che ci siamo scambiate con il mitico amico talebano, l'ultima parte, quella di guidare con prudenza. Mi raccomando. Anche se state guardando questo video su YouTube o in replica sul canale di Twitch, guardatelo se siete fermi, se siete a casa, se siete in macchina, fermatevi. Guidate con prudenza, altrimenti la patente ve la strappano. E non solo questo, ma poi rischiate di farvi male. While driving, no distraction. Voltare a sinistra. Drive safely. Smartphone and other things must be off. Please watch this video if you are in your car or your motor van or something other, please stop your car. Stop, please stop, and then you can watch this video. Please don't watch this video while you're driving, because this is very dangerous for your life and the life of the other people.
This life to be to love together. I love and live forever. Na 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 na. It's a hard life. Na 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 each other. I don't wanna love. Na 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 na. Is this the real life? Is this just fantasy? Calling the life I know escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. Na 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 na, because I'm easy come, easy go. Let me go anywhere. Doesn't really matter to me. To me. Carissimo Ferbus, buon pomeriggio e buonasera. Ben ritrovato. Mi hai beccato mentre stavo cantando una canzone dei Queen. Sai di quale canzone si trattava? Vediamo un po' se sei preparato. Purtroppo io il lunedì solitamente sto a riposo, però ieri effettivamente ho fatto proprio... mi sono proprio dedicato un po' proprio alla vita reale, infatti mi devi scusare se non sono passato ieri, ma... E solitamente il lunedì cerco di diciamo così di stare un po' più Fernbus 08 rilassato. Sta ospitando la diretta. Undefined ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Fernbus 08 ha appena brindato con 2 bits. Grazie mille. Grazie. Grazie direttore. Grazie mille. Mi stavo organizzando pure per la live di oggi, quindi mi sono soltanto messo la replica e poi mi sono dedicato un po' più a me stesso. Però poi quando la sera sto solitamente durante la settimana passo sempre da te alle 19. Aspetta, vediamo se indovino cosa streami. Bus Simulator per caso? Ah, hai cambiato programma allora. Cosa porti di bello? Per gli amici che stanno guardando il video in diretta e coloro che guardano questo video su YouTube, mi raccomando, andate nel canale Twitch di Fernbus 08, mettete un bel follow. For friends who follow my channel, please take a look at Fernbus 08 channel. Please take a follow. He's a very fun streamer. He streams in him language, in Tuscan language. Fernbus 08 sta ospitando la diretta. Undefined ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Fernbus 08 ha appena brindato con 2 bits. Grazie mille. Cheer 2. Grazie, dottor. Please follow his channel. I say he was saying that he streams in Tuscan language. So please follow. We'll have some fun. Dicevo agli amici che seguono il canale che magari non sono italiani. Gli ho detto un po', gli ho consigliato di seguire il tuo canale, perché oltre ad essere divertente poi lo fai anche nella lingua toscana, quindi insomma c'è da
da scombisciarsi dalle risate. Minecraft, ah. Andare dritto. Eh sì, ti conviene. Ah. Superate il limite di velocità. Dicevo, fai bene a variare per alternare magari la prima live della settimana. Potresti girare un gioco e vedere un po' come va. E al momento quello che cambia solitamente la tornazione, pardon, la programmazione è quella del mercoledì, dove solitamente porto. Oh, mi sono dimenticato pure della mia stessa programmazione. Comunque alterno House Flipper con Range Simulator. Quindi il martedì in molti mi chiedono e gradiscono la live del Turbo Star. E il mercoledì poi vario, insomma. Fernbus, l'amico Fernbus trasmette alle 19. Ora italiana. Attivate la campanellina così quando l'amico Fernbus va in live vi arriverà la notifica e sarete pronti per farvi una bella pancia di risate. Anch'io quando finisco la live poi passo da lui, mi rilasso un pochettino, faccio due risate. Proprio lei. E vabbè. Mamma mia, sto prendendo più multe qua oggi che nelle live fatte in Spagna sulla mappa Iberia. Sempre dritto, speriamo di non dover girare. Mi sa che siamo entrati già in Polonia. We should be in Poland now. Should be yet entered in Poland. Polska. Qua mi fanno le multine esagerate. Ok, devo andare dritto. So I have to go straight on. Andare dritto. Mettiamoci a destra. Scusa, sorry but tenersi a destra e poi voltare a destra.
destra. This is an express shipping. Voltare a sinistra. Voltare a sinistra. It's so urgent. Oh, siamo arrivati. Andare dritto e voltare a sinistra. Ottimo. Ah. Next. We are just arrived. We arrived. Voltare a sinistra. Finalmente siamo arrivati. Finally we arrived. Anche questo viaggio è terminato. Io vi ringrazio come sempre di essere stati con me in live. Vi ricordo che il video del Turbo Star sarà disponibile di giovedì su YouTube. Thanks for company to be with me, to be with me here in this trip. Please, if you like this video, leave a follow, a like, and remember to drive safe. Ricordate di guidare in maniera sicura. Come sempre vi ringrazio, thank you very much, and say, e vi dico come sempre, state buona, why you? Stay good. Stato buono. Thank you.